Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. In realtà era un video che avevo già girato ma che ho perso, quindi questa è l'occasione giusta per rifarlo. Non so se vedrete prima questo o la cover, però per me che sto girando è il primo video prettamente estivo. Oggi ho deciso di girare un tag molto molto particolare, che è, come avrete letto da titolo, il Money Slave Tag, ideato dalla Cristina e da un'altra ragazza di cui in questo momento non mi sovviene il nome, ma che troverete sicuramente nel titolo. Nell'info box in particolare troverete anche i collegamenti ai due canali delle due creatrici. Sembrare un video un po' fuori dalle righe, però voglio in realtà approfittare per lanciare alcuni messaggi nelle risposte alle domande, oltre naturalmente a dire la verità, perché io sono una persona molto poco filtrata, quindi chi mi conosce sa che dirò comunque la verità nonostante l'argomento particolare. Ma andiamo alle domande, altrimenti finisce che parlo, parlo, parlo e non iniziamo. Perché vuoi un money slave? Beh, tutti abbiamo delle fantasie, questa è una delle mie fantasie, che trovo molto più morbida piuttosto che uno schiavo da frustare, offendere, insultare, che sono cose che personalmente trovo meno eccitanti. Oltre a essere una fantasia, ci sono delle motivazioni che esporrò nelle prossime domande. Lo vuoi reale o virtuale? Diciamo che potendo proprio scegliere preferirei reale per vedere chi ho davanti. Però non avendo molte possibilità di socializzazione si accetta anche virtuale, quindi se questo video venisse visualizzato da degli schiavi monetari disposti ad esserlo anche virtualmente, scrivetemi qui sotto o contattatemi sui social. Cosa cerchi in un perfetto schiavo? Penso di non essere una persona di troppe pretese, nel senso che sostanzialmente a me non interessa nemmeno mi si dia il lei, che invece è una pratica molto diffusa nei rapporti slave master. Quello che mi interessa è il rispetto, non in termini di superiorità, ma in termini proprio dell'essere umani. E la trasparenza e la sincerità, perché se no è meglio che non mi contattiate davvero e che gli unici commenti derivino dai miei iscritti. Cosa compreresti con i soldi del tuo schiavo? Bisognerebbe valutare le possibilità di questo schiavo, perché io non voglio spennare il mio schiavo, vorrei che il mio schiavo agisse secondo le sue volontà e possibilità. Comunque, sicuramente gli chiederei in primis, e qui arriviamo alle risposte un po' sociali, una donazione alla mia money box scandisco, perché ho paura che non mi si scrivano i sottotitoli, che è un, come dire, investimento per il futuro, visto che non so cosa ne sarà di me. Però la disabilità c'è già e non sopporto le persone quando mi dicono sei giovane e non ci devi pensare. Ma sei giovane è un bene amato cavolo. La disabilità c'è già, ci sono nato e mi porterà alla fine di questa vita, speriamo che la prossima sia meglio. Quindi le mie preoccupazioni sono legittime e nessuno ha il diritto di giudicarle. Quanto pensi che dovrebbe pagare uno schiavo per essere degno di essere chiamato tale? Posso ricollegarmi alla domanda precedente? Più che quanto mi interesserebbe da dove inizia. Perché una cosa che mi preme è ricevere donazioni alla mia money box, come ho detto appunto poco fa. E per quanto riguarda altre possibilità, quale ad esempio ricariche telefoniche, ricariche PostePay e quant'altro, quelle vengono subito dopo.
quindi diciamo una donazione libera nella mia money box, nella mia raccolta fondi, e poi facoltativamente eventuali ricariche telefoniche mensili o PostePay mensili, che userei queste ultime per fare shopping su Amazon. Hai dei money slave? Se sì, quanti? Non ho ancora un money slave, infatti, come ho detto all'inizio video, vorrei approfittare di questo di video per invitare aspiranti money slave a farsi avanti sia in pubblico sia in privato, come meglio preferite. Io non voglio violare assolutamente la vostra privacy. Se siete persone timide, mi potete contattare sui social dicendo che avete visto il video e sareste entusiasti di diventare miei money slave. Se un money slave ti offrisse 10.000 euro, però da spendere subito, che cosa compreresti? Intanto sarò ripetitivo, però gli proporrei di devolvere una parte di quei 10.000 euro alla raccolta fondi che ho menzionato già più volte in questo video. Tipo anche 2500. E poi i restanti, dipende, se ad esempio avessi un lavoro li metterei tipo caparra per una casa. Se invece non si ha un lavoro, quindi non ti accenderanno mai un mutuo nemmeno sotto preghiera, a quel punto non lo so. Potrei dedicarmi in parte allo shopping o metterli da parte in qualche librettino, qualcosa per tentare magari di entrare almeno in affitto in futuro e di avere qualche soldino da parte, perché non si sa se la casa sarà mobiliata. Se chiedessi una foto in ginocchio al tuo slave e ricevendola scoprissi che è un figo della Madonna, cosa faresti? Allora, di solito il rapporto con i money slave non prevede necessariamente la parte intima della questione. Però ecco, dipende dalla persona. Può darsi che la persona si senta già soddisfatta dopo avermi fatto questi accrediti e abbia un momento di autoerotismo con se stesso per la soddisfazione. Dipende molto dalla persona. Faresti diventare la money mistress una professione? Vabbè, nel mio caso si tratterebbe del money master, però vi ho letto le domande così come sono. Ma se ci pensate, in realtà è già così. Cioè, abbiamo un caso lampante su YouTube che è la diva del tubo, che non è l'inventrice del tag, semplicemente l'ha visto, l'ha apprezzato e l'ha rifatto. Io pensavo ne fosse l'inventrice, invece non è così. E quindi è già una professione, soltanto che non è tassata, un po' come il mestiere più antico del mondo che non è tassato. Io sono assolutamente per la legalizzazione anche di queste professioni, diciamo così, un po' alternative, ma neanche tanto in realtà, perché ce ne sono più di quante pensiamo, di quanti pensiamo. Quindi sì. Lasceresti un money slave ad una tua amica se fosse povera? La risposta è no, ma è molto semplice il motivo. Quale persona ricca avrebbe bisogno di un money slave se già gli sfizi se le può togliere da sola? Quindi la risposta è no. Non sono ipocrita. Il video è molto particolare, per cui io non so chi taggare. Non taggo nessuno. Se ci fosse qualche persona coraggiosa interessata a rifarlo e ha voglia di dire che ha visto il video da me, si ricordi di menzionare le creatrici, perché io ho già fatto una figura non ricordandomi la seconda, che comunque, ripeto, troverete nel titolo. Se non vi siete scandalizzati e siete arrivati a fine video, spero vi sia piaciuto.
Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video che saranno meno alternativi e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!